di Marco Carminati, che prevede una serie di 7 incontri che si terranno tutti giovedì sera alle ore 21 fino al 22 febbraio. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Valerio Terraroli, docente di museologia e di storia dell'arte presso l'Università di Verona, che ci racconterà lo straordinario ciclo di affreschi che Giambattista Tiepolo realizzò nella reggia di Würzburg nel 1751. Il professore è anche curatore di mostre e questa sera, subito dopo il termine della conferenza dedicata a Tiepolo, ci farà una breve presentazione dell'importante mostra attualmente in corso al MART di Rovereto dedicata al realismo magico. Quindi vi chiederei di fermarvi qualche minuto in più, insomma, questa sera rispetto alle altre sere. È un'occasione davvero unica perché si tratta di una mostra molto importante. Per cui lascio la parola al professore e vi auguro una buona serata. Allora, grazie, buonasera a tutti. Mi dispiace che cominciamo con questa minaccia che dovete fermarvi qui fino a domani mattina. Le porte saranno chiuse a chiave come un conclave, naturalmente, e voi subirete questa doppia interpretazione. No, a parte gli scherzi, devo ringraziare Palazzo Ducale e gli amici che mi hanno, non solo invitato per questa conversazione su Tiepolo, ma che mi danno anche la possibilità di raccontarvi davvero brevemente questa mostra che è aperta adesso al Mar di Rovereto e che, vi presento solo per invitarvi, per chi avrà voglia di andarla a vedere, perché è un'occasione abbastanza importante per vedere dei capolavori della pittura italiana degli anni 20. Ma qui mi fermo e ne parleremo dopo, per chi avrà la pazienza di fermarsi qualche minuto. Bene, l'argomento della conversazione di stasera lo sapete, lo vedete dal titolo. Il titolo ovviamente l'ho scelto perché sono a Genova e quindi non potevo non mettere un titolo così, ma è un titolo che corrisponde naturalmente a quello che è il capolavoro dal punto di vista, della pittura a fresco di Giambattista Tiepolo, che è un ciclo di affreschi della reggia di Würzburg, in particolare uno, la grande volta dello scalone della reggia di Würzburg, che è davvero un cielo straordinariamente infinito, chiuso in una stanza, in una grande stanza. Ma come comincia questa storia, questo percorso e questa presenza di Tiepolo in una piccola, sostanzialmente piccola città nel cuore della Germania sudorientale, oggi in Baviera? Beh, comincia naturalmente con una serie di considerazioni che dobbiamo fare. Tiepolo, come noto, non mi metto a fare ovviamente la biografia di Tiepolo, ma per darvi delle coordinate che ci permettano di capire il senso della presenza di questo artista veneziano nel cuore dell'Europa intorno alla metà del Settecento, che era nato alla fine del Seicento a Venezia, è nell'ambito della nuova generazione dei pittori che apre il Settecento, primis naturalmente Sebastiano Ricci, a cui Tiepolo guarda sempre con straordinaria attenzione, poi lo stesso Piazzetta e altri, è la grande stagione della pittura veneziana nel momento in cui la Repubblica di Venezia vive in realtà l'inizio di una profondissima crisi economica, politica, che la porterà poi alla morte, alla fine del suo percorso storico, e proprio nel momento stesso in cui questa crisi si evidenzia, ma perché l'Europa è cambiata, perché il mondo è cambiato, è il momento, forse è la stagione più straordinaria della cultura veneziana, come era stata la Venezia cinquecentesca, e che diventa proprio nella politica della Serenissima una merce di esportazione. L'arte viene utilizzata, diventa uno strumento di comunicazione al mondo di un'immagine che è un'immagine che è rimasta indelebile di Venezia. Pensate ai grandi vedutisti settecenteschi, da Canaletto a Guardi, alla musica e ovviamente alla pittura tiepolesca. E Tiepolo certo è l'interprete forse più significativo, più profondo, più articolato, più fantasioso, più capace di intercettare
delle esigenze di celebrazione fantastica e di renderle visibili. E non è un caso, infatti, che questo pittore, che ovviamente ha la propria formazione nella città lagunare e lavora nei primi anni tra Udine e Venezia, quindi all'interno della Repubblica Serenissima, già nel 1730, quindi diciamo poco più che trentenne, venga chiamato a Milano, che era città non appartenente alla Serenissima Repubblica, era la città sotto il dominio austriaco, viene chiamato dai nobili Archinto, dai principi Archinto, per decorare ben 5 sale del loro palazzo in occasione di un matrimonio. Affreschi perduti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che ci restano come memoria naturalmente da fotografie scattate prima della distruzione bellica e da alcuni modelletti oggi conservati alla Free Collection di New York. E poi nello stesso anno, 1731, lavora per i Casati, quello che oggi è Palazzo Dugnani. Questi affreschi, per quanto estremamente rovinati, sono ancora visibili. Insomma, abbiamo un Tiepolo che comincia ad esportare in terre non veneziane un linguaggio eccezionale capacità di sintesi nel racconto all'interno di incorniciature architettoniche che ovviamente rimandano all'esperienza teatrale e alle grandi visioni di un'architettura, diciamo, legata ai Bibbiena e allo sviluppo dell'architettura teatrale. Ma è significativo anche pensare che nel 1740 Tiepolo riceve un invito da parte del re di Svezia per recarsi a Stoccolma per dipingere la volta della Sala Reale del Palazzo, appunto, di Stoccolma. Progetto che non avrà mai un esito, lui non andrà mai a Stoccolma, però ci dice quanto alcune realtà di committenza europea guardassero verso Venezia e segnatamente verso Tiepolo come il personaggio o l'artista più adatto a sintetizzare attraverso delle allegorie fantasiose e fantastiche l'idea del potere regale. Abbrevio velocemente, perché altrimenti vi tratterrei davvero a lungo, la chiamata a Würzburg si situa proprio nel culmine della maturità di Tiepolo, ma anche in un momento in cui il mercato veneziano e la realtà del territorio veneziano ha attenuato l'interesse verso l'attività di Tiepolo, e Tiepolo per questa ragione e altre sceglie di andare in Germania, cioè abbandona la sua città, e per chi lo fa? Per un committente che è un committente, come vedremo, assolutamente di piccolo cabotaggio rispetto ai grandi potentati europei, anzi quello che vedremo è nella sua grandiosità è inversamente proporzionale al reale potere politico di chi l'ha commissionato. Questo ci dice molto anche della particolarità di questo intervento tiepolesco. Dopo l'impresa di Würzburg, Tiepolo ritornerà a Venezia, sarà chiamato a dipingere negli anni ormai 60, già anziano, già quasi insomma sessantenne, la Villa Pisani a Stra, la grande volta del Salone da Ballo, e poi sarà chiamato, guarda il caso, fuori da Venezia, ma ormai la stagione della pittura tiepolesca a Venezia era conclusa, era finita, il gusto era ormai cambiato, dove può andare a portare le sue fantasie rococò Tiepolo? Le porta a Madrid. Viene chiamato dalla corte di Madrid, dalla corte borbonica, per decorare il Palazzo Reale di Madrid, quindi lo scalone e la sala del trono, e come sappiamo a Madrid lui si recherà, abbandonerà Venezia e non tornerà mai più, perché appunto morirà dopo pochi anni appunto a Madrid. Quindi gli affreschi di Würzburg rappresentano davvero il clou della invenzione dell'intelligenza pittorica di Tiepolo, come recita il titolo di un famoso studio, di un famoso libro di Baxandall e della Alpers degli anni 90, che si intitolava proprio Tiepolo e l'intelligenza figurativa, perché il segreto di questo pittore è la sua capacità di costruire con un'intelligenza che non è soltanto la capacità di inventare forme e modelli, ma di coniugare quella capacità fantastica con una precisa attenzione allo spettatore, perché lo spettatore diventa davvero, e a Würzburg lo vedrete, è davvero il personaggio
che muove l'opera d'arte, perché l'oggetto pittorico accompagna e si modifica a secondo della posizione dello spettatore. Questa immagine che vi mostro per prima è la cosiddetta Kaisersaal, ma poi ci torneremo. Questo è il luogo dove il ormai cinquantenne Giambattista Tiepolo arriva nel 1751, accompagnato da due figli che erano ormai entrati a lavoro nella sua bottega, Gian Domenico, che sarà poi il suo erede, che a quell'epoca ha 23 anni, e il giovane Lorenzo, che ne ha 14, ma a quell'epoca, a quell'età, a quell'epoca già si era, come dire, impratichiti della bottega, e che lo affiancano insieme ad altri lavoranti. Lui arriva con un servitore che lo accompagna, quindi già ci dà l'idea di un pittore che era comunque benestante, la sua bottega viene lasciata in buone mani e continua a lavorare e produrre a Venezia. Come mai era arrivato qui, appunto, Giovan Battista? La reggia che vedete in questa foto aerea vi mostra una struttura architettonica estremamente monumentale, grandiosa, e ci si aspetta quindi, pensando a una reggia di questo genere, che chi la abita e chi esercita il potere in questo luogo sia un personaggio di grandissimo rilievo. In realtà i personaggi che la occuparono sono di rilievo, ma sono di rilievo più, diciamo, per fama all'interno, diciamo, della corte imperiale, che vuol dire a quell'epoca la corte austriaca, che non per una realtà, un reale peso politico. Si tratta di una dinastia di principi vescovi, cioè in realtà quindi di una dinastia, di una famiglia che aveva titoli vescovili e che aveva ricevuto il titolo di duchi di Franconia, che è la regione di cui Würzburg è la capitale, a partire dal 1168, per ragioni che poi vedremo. Quindi questa dinastia teneva nelle proprie mani, diciamo, il doppio ruolo di essere la figura episcopale di riferimento e il nobile feudatario. Ora, in realtà, questa famiglia nel corso del tempo non aveva poi mai brillato straordinariamente all'interno delle dinamiche dell'impero. Certo, avevano un ruolo importante perché erano fra i grandi elettori dell'imperatore, questo sì, ma gestivano un territorio piccolo. Tenete conto che quando Tiepolo arriva a Würzburg, tutta la Franconia è a circa 250.000 abitanti, di cui la maggior parte sta appunto a Würzburg. Ah, ma qui la cosa va avanti, scusate, sono corso un po' avanti. E quindi in realtà si tratta di un piccolo staterello, ma una serie, diciamo, di vicende e di situazioni danno vita a questa eccezionale avvenimento. La costruzione di un edificio che voleva mettersi in gara con i due modelli di riferimento più evidenti, che sono la Versailles di Luigi XIV, ovviamente, e le regge asburgiche a Vienna. E questa possibilità, questa, come dire, invenzione architettonica, che ovviamente comporta anche un investimento non indifferente, trova ragione perché nel 1712 viene designato come vescovo, viene eletto come vescovo, questo Philipp von Schönberg, che era l'asse principale di questa dinastia, il quale prende il posto dello zio, che era morto l'anno prima, e scopre che il tesoriere della corte, diciamo quello che sarebbe stato il ministro dell'economia dello Stato di Franconia, attraverso tutta una rete di prestanome e di trafficanti legati al suo clan familiare, si era appropriato per anni di un'enorme quantità di denaro pubblico. Lo porta in tribunale e riesce a ottenere, nel giro di pochi mesi, ben 600.000 fiorini in restituzione, 600.000 fiorini d'oro. Questi 600.000 fiorini vengono investiti nella costruzione di questo palazzo. E tutta la costruzione sarà pagata dagli eredi del furbo tesoriere, che poi viene messo in galera naturalmente. Ora, tenete conto, per avere una proporzione, che per avere Tiepolo, il vescovo principe von Schönborn gli versa 35.000 fiorini d'oro.
che era una cifra notevole per l'epoca. Quindi l'attrazione verso Würzburg è stata determinata anche da un compenso che a Venezia non avrebbe mai avuto, ma neanche a Milano. Quindi chiaramente il principe vescovo vuole quell'artista, che ha una fama internazionale, lo paga moltissimo e investe una cifra notevole in un edificio, come vedete, di grandissime dimensioni, che è pensato per contenere una corte. Infatti l'operazione che il principe vescovo fa e mette in campo mentre la costruzione si avvia è quella di circondarsi di una corte di circa 400 individui e, seguendo il modello comportamentale di gestione del potere che era il modello europeo, cioè quello di Luigi XIV, questa corte vive tutta lì nel palazzo e si sposta nelle varie residenze del principe vescovo. Chi è l'architetto di questo edificio straordinario come invenzioni? È un architetto boemo, noto come architetto militare ma un eccezionale inventore di architetture, che è Balthasar Neumann. Anche questo nome ha una ragione qui, perché lo zio del principe vescovo era a sua volta principe vescovo a Magonza e a Bamberga e l'anno prima aveva inaugurato, diciamo così, era andato a abitare nella sua residenza estiva costruita da Balthasar Neumann a Pommersfelden, che è un po' il modello di questo edificio. Quello che mi preme di indicarvi è questa parte qui, quello di cui noi ci occupiamo stasera, vediamo se riesco, ah, eccolo qua, è questa parte qui, questo cuore del palazzo e questo elemento qui. Questo pezzo di edificio si chiama Treppenhaus, cioè tradotto letteralmente è l'edificio che contiene la scala, e vedrete che qui c'è un piccolo cortile che poi ci servirà per fare un ragionamento. Questo è il corpo principale del palazzo. In questi due ambienti Tiepolo interverrà. Questa è la reggia di Pommersfelden, cioè l'edificio madre di quello che vi ho mostrato. Vedete che sostanzialmente la struttura è la stessa, l'idea è di due grandi braccia che si muovano verso o il giardino o verso la città, nel caso appunto di Würzburg, e poi il cuore centrale è un corpo a tutta altezza che contiene la sala di ricevimento principale. Questo appunto è Würzburg nella parte verso il giardino. Infatti si noti che di tutta l'altezza di questo edificio la parte inferiore è una sala da pranzo estiva che vedrà la presenza non di Tiepolo ma di un artista tedesco, ma subito dopo questa seconda sala, che era una sala da pranzo invernale ma che diventerà, dopo l'intervento del maestro veneziano, la sala imperiale per la bellezza e la ricchezza degli interventi che ci sono all'interno, e diventa il fulcro, il cuore della corte di Würzburg. Vabbè, questa è un'immagine sempre relativa a quello. Questa sala particolare in realtà precede di pochi anni Würzburg. Si tratta di una sala al piano terra della reggia di Pommersfelden, cioè dello zio del principe vescovo di questo Lothar von Schönborn di cui vi dicevo. Il progetto è di Balthasar Neumann, di quell'architetto che poi andrà a Würzburg a lavorare, ed è interessante perché vi mostra il passaggio da un'architettura ancora di gusto barocco, di gusto seicentesco, dove c'è per esempio proprio il modello della grotta della tradizione tardo-cinquecentesca italiana, dove si vedono per esempio tutte queste concrezioni di conchiglie ed elementi decorativi, ma dove appunto la parte alta del soffitto si libera da finte architetture e diventa uno spazio ampio, libero, dove il cielo appunto prende spazio. È, diciamo, la trasformazione di un'architettura di residenziale, dove l'elemento strutturale apparentemente attenua la sua presenza per lasciare libertà alla decorazione di espandersi in modo libero. In effetti il suo risultato immediato è a Würzburg la sala da pranzo estiva, che viene realizzata su progetto appunto di Balthasar Neumann. Qui vedete che l'idea dell'architetto è di spostare le colonne
di sostegno della volta il più periferiche possibili, in modo da lasciare uno spazio centrale libero. Tenete conto che qui si entra dall'atrio delle carrozze, qui si va nel giardino, e sopra, in un cielo libero, è rappresentato da parte di questo Domenicus Kirk, proprio 2 anni prima che arrivi Tiepolo, un banchetto degli dei e il riposo di Diana, la dea della caccia, che quindi erano temi legati ovviamente al giardino, alla vita in villa e quant'altro. Ma questa è, diciamo, la versione tedesca di quel passaggio dal gusto barocco al gusto barocchetto o rococò. Altra questione è invece la parte superiore del corpo centrale, cioè la Kaisersaal, che è quella che vedete in questa immagine, dove Balthasar Neumann che cosa fa? Innanzitutto usa la doppia altezza dell'edificio, cioè sviluppa per il salone di ricevimento principale della reggia, sfrutta tutta l'altezza possibile dell'edificio che ha una copertura, appunto come avete visto nelle immagini di prima, a pagoda. Poi fa in modo di traforare la parte alta con queste finestre ovoidali, queste laterali, le quali illuminano quindi di sguincio la volta e poi fanno ricadere la luce verso il basso, alleggerendo, diciamo, la parte alta della struttura. Però questo è il compito dell'architetto. Il problema è che l'edificio non è ancora occupato da decorazioni, soprattutto queste parti di rappresentanza. A cavallo appunto del 1749-1750, il nipote di quello che aveva chiamato Neumann a costruire la reggia, che nel frattempo ovviamente era morto, il nipote, sempre un von Schönberg, Philipp anche lui, prende il titolo di vescovo ed è il 1749, viene eletto vescovo. Ovviamente acquisisce il diritto di essere principe e signore di Franconia e dal momento in cui viene eletto fino al 1754, quando morirà, impegnerà tutte le sue forze per terminare i lavori di decorazione del palazzo ad uso e consumo della celebrazione e dinastica della sua famiglia, a partire dalle origini medievali fino ovviamente al suo governo e al suo vescovato. Come riesce a farlo? Riesce a farlo perché le casse dello Stato sono state tenute, diciamo, protette dalla guerra di successione austriaca che aveva travolto tutti gli stati tedeschi tranne la Franconia, per cui si era salvaguardata da un'impresa bellica che l'avrebbe distrutta e invece in questo modo, mantenendo un'autonomia, aveva salvaguardato il territorio e le casse dello Stato. E soprattutto si poneva in quel momento come un luogo, Würzburg e il suo principe vescovo, quindi come un personaggio di riferimento della nuova corte viennese. Quindi la scelta del nuovo vescovo, del nuovo principe, è la dichiarazione, diciamo, di alleanza, di perenne alleanza con l'impero, che voleva dire gli Asburgo in questo momento. Chiama per la decorazione degli ambienti principali, come era d'uso nelle corti tedesche, almeno nella Germania meridionale, un artista italiano, in realtà uno stuccatore, quindi uno scultore, ma di formazione, ma diciamo specializzato nella decorazione a stucco, che è Antonio Bossi, il cui cognome naturalmente ci dice appartenere a una di quelle, come dire, infinite dinastie di lapicidi stuccatori che venivano dal lago di Como e che da secoli portavano in Europa la loro capacità e sapienza nel lavorare appunto la pietra, il gesso e la scagliola e quant'altro. Antonio Bossi diventa a fianco di Neumann un po' il capocantiere per la decorazione. A lui si devono gli interventi appunto della decorazione a stucco. E il problema è la parte pittorica, perché Domenicus Kirk era stato licenziato, era stato coinvolto per breve tempo un italiano proveniente da Milano, di cui ma più che altro è chiaramente un avventuriero che aveva millantato di essere un grande pittore e poi in realtà non aveva fatto nulla.
E a quel punto è probabilmente Antonio Bossi e un mercante di Würzburg che aveva sede a Venezia che consiglia al principe vescovo e alla sua corte di chiamare Tiepolo. La lettera ufficiale arriva a Venezia, appunto, nel 1751, con questa offerta della cifra che vi ho detto, di più di 30.000 fiorini d'oro, e Tiepolo risponde affermativamente. Arriva nell'inverno di quell'anno con i figli. Quello che si trova davanti è una gigantesca struttura architettonica che va riempita, che va pensata. Non è che arriva a mani vuote, intendiamoci. La lettera di invito del principe vescovo era stata accompagnata da una relazione fatta da due padri gesuiti che erano, diciamo, i bibliotecari del principe e suoi fidi consiglieri, i quali avevano scritto una piccola relazione intitolata Brevi consigli per la decorazione della sala al pranzo del principe vescovo, in cui indicavano sostanzialmente i temi iconografici che il pittore avrebbe dovuto inserire nella sala, perché Tiepolo non viene chiamato per lo scalone, a cui non si pensava in quel momento lì. Viene chiamato solo per la sala da pranzo, cioè per la sala principale della corte. I temi sono temi chiaramente dettati dalla esigenza del committente, cioè del principe vescovo, di celebrare le ragioni del suo ruolo a Würzburg e di legittimare il duplice potere episcopale e principesco che la famiglia von Schönbrunn e Grifenkau, che è il ramo cadetto che si alternano appunto nel reggere la Franconia, per legittimare questo doppio potere. Quindi Tiepolo arriva in questo palazzo e si trova davanti questo gigantesco vano disegnato da Balthasar Neumann con questa volta a ombrello che vedete, dove già era iniziata la decorazione a stucco da parte di Antonio Bossi e dei suoi collaboratori, che chiaramente ricamano sulle pareti, sulla volta di questa stanza, già l'avevano fatto in un'altra sala che vi farò vedere subito dopo, una specie di esuberante sviluppo di tralci vegetali, cornici mistiline, motivi a grata, ispirazioni, diciamo, alla natura, di questi stucchi in parte bianchi e in parte dorati che fingevano in sostanza che questa architettura monumentale non fosse altro che una gigantesca struttura a traliccio di un giardino, tutta aperta alla luce, lo vedete bene dalla quantità di finestre che si trovano sui lati. Gli affreschi di Tiepolo sono ovviamente l'occhio centrale e questi due laterali. Per questo progetto l'artista probabilmente lo realizza lì, quando arriva a Würzburg e vede la sala, e non prima, presenta come era d'uso e come era necessario al committente un bozzetto di proposta di illustrazione del tema che gli era stato scritto dei due gesuiti. Questo ovviamente è il bozzetto della volta, della parte centrale, fra l'altro lo sviluppo in ovale che è determinato dalla struttura architettonica era un tipo di forma di incorniciatura che Tiepolo aveva già sviluppato in altri palazzi veneziani. Il tema cos'è? Il tema rappresenta un avvenimento del passato medievale della Germania, che è il matrimonio tra Federico II, detto il Barbarossa, e la principessa Beatrice di Brandeburgo, che viene immaginato da Tiepolo, ma così gli era stato indicato in realtà dal suo committente, come una specie di viaggio leggendario in cui addirittura il carro di Apollo porta la giovane sposa, che siede sul carro insieme al dio della luce, al dio del sole, verso il genio della Germania, verso quella parte sinistra dove c'è la Germania personificata e di cui il rappresentante è l'imperatore Federico Barbarossa. Questa è l'esecuzione, in una vecchia fotografia, mi spiace, poi vi faccio vedere dei particolari, della volta. Notate che già nel bozzetto c'è un espediente che Tiepolo userà moltissimo nello scalone, cioè che le figure ai lati,
che aggettano dalla parete come se cadessero dal foro del soffitto, sono in controluce. Sono in controluce e soprattutto, come vedete qui, non rispettano in alcun modo la cornice in stucco che Antonio Bossi aveva delineato sulla volta. Il fatto di non rispettare il limite della cornice, cioè il limite architettonico, significa creare un effetto illusionistico dove la pittura diventa tridimensionale visivamente e suggerisce allo spettatore che lo spazio della volta non è in muratura ma è un cielo aperto, da cui penetra all'interno la luce del giorno, la luce che cambia nei vari momenti della giornata, in cui le nuvole assumono questi colori dei rosa, i bruni e i gialli caldi e dove l'avvenimento leggendario, l'avvenimento mitologico si concretizza in una reale visione, ovviamente da sotto in su, in cui si vedono appunto le pance dei cavalli che corrono portando il carro del sole verso appunto il destino della principessa. Qui vedete due dettagli significativi, ecco, questa è Beatrice di Brandeburgo seduta ai piedi di Apollo, in quel taglio da sotto in su che serve a creare questo effetto di sfondamento verso l'alto, e soprattutto notate come le figure che sarebbero più in primo piano per noi sono in controluce, mentre le figure in secondo piano, che sono verso il centro della volta, assumono quella lucentezza e quella luminosità proprio per illudere, dare la visione di questo sfondamento verso l'alto. Le due porzioni laterali della volta, perché non parliamo delle pareti che erano occupate da altre cose, dalle specchiere e dagli stucchi, quindi ancora nella volta, le due illustrazioni, diciamo, le due composizioni che Tiepolo mette in campo prevedono l'idea, e in questo senso assolutamente in linea col gusto tardo barocco anche di area centro-europea, che le due scene siano come dei racconti teatrali che vengono appunto suggeriti allo spettatore dal fatto che Bossi modella in stucco un sipario aperto, tutto decorato da un damasco dorato, con delle figure di putti volanti che lo aprono, disvelano al pubblico, vuol dire alla corte, non a noi adesso, ma allora era pensato per la corte, svelano alla corte due realtà che vengono raccontate e vengono quindi ribadite ogni volta e che rappresentano il senso del potere dei principi vescovi di Würzburg. Perché la scena che si vede nella parte sinistra, entrando, è quella nella quale il vescovo von Schönbrunn, uno dei capostipiti, il capostipite della dinastia, vescovo di Würzburg, celebra il matrimonio tra l'imperatore e appunto la principessa Beatrice di Brandeburgo. La scena naturalmente fa tesoro di che cosa? Di un'architettura che non ha nulla a che fare col Medioevo e non ha nulla a che fare con la Germania. Anzi, l'architettura che vedete alle spalle della coppia imperiale e del vescovo è un'architettura palladiana che riprende Veronese, ma Tiepolo ha saccheggiato Veronese da questo punto di vista, e secondo le modalità del racconto tiepolesco, vedete, gli astanti si distribuiscono lungo questa scalinata creando anche degli effetti illusori, come per esempio il nano di corte col bastone appoggiato a terra che fa ombra sui gradini, creando proprio un effetto a palcoscenico che va in profondità. Vi mostro questo dettaglio che è sullo sfondo, si vede sulla balconata appunto l'orchestra che suona, che canta gli inni in favore degli sposi, e vedete come proprio sullo sfondo Tiepolo tende ad alleggerire i colori creando questo effetto quasi di smarrimento dell'immagine, proprio perché la luminosità di fondo permette di esaltare tutto ciò che accade in primo piano. Di fronte, dall'altra parte della sala, vedete che la sala sotto è decorata da specchiere, dalle porte e ovviamente da sculture che rappresentano gli dei olimpici, sempre in stucco. Questa scena, sempre con la stessa idea di una scenografia che si apre, rappresenta la vera legittimazione del potere dei principi vescovi di Würzburg. Perché nel 1168, cioè 4 anni dopo il matrimonio, Federico II Barbarossa, per premiare il vescovo che aveva ospitato
gli sponsali che gli erano serviti come importante alleanza politica, gli attribuisce il titolo di duca di Franconia e gli attribuisce il feudo della Franconia. Da quel momento la famiglia von Schönbrunn entra nella corte imperiale, diventa grande elettore dell'imperatore e ovviamente crea una dinastia. Questa scena, vedete il principe, il vescovo che è inchinato davanti a Federico Barbarossa, che ha gli abiti imperiali, è però accompagnato da questi dettagli di diciamo di giovani membri della corte che vengono giocati da Tiepolo in un continuo rimando di sguardi e di gesti verso il pubblico. Per cui questi avvenimenti antichi, più o meno reinventati o inventati ad uso e consumo della celebrazione della famiglia, sono poi messi in scena da Tiepolo con l'intelligenza e la capacità di coinvolgere gli spettatori, cioè i membri della corte, in una continua rivisitazione di quell'avvenimento, con delle invenzioni di straordinaria efficacia, come appunto vedremo poi nello scalone. L'opera della Kaisersaal, cioè l'impresa pittorica per cui era stato chiamato, si conclude nel 1752, cioè l'anno dopo. Ovviamente voi sapete bene che queste imprese decorative si svolgevano solo in primavera e in estate e verso l'inizio dell'autunno si fermavano, perché soprattutto gli affreschi non potevano essere realizzati nella stagione fredda e anche gli stucchi in realtà non venivano montati nella stagione fredda. Quindi in realtà Tiepolo sarebbe pronto per andarsene, ma quello che è realizzato in quella sala convince il committente, appunto il principe vescovo, Philipp von Schönbrunn, a proporgli, e credo che lì ci sia stato molto l'intervento sia di Neumann, che aveva allacciato un'amicizia con Tiepolo, e dello stesso Antonio Bossi, a sostenere il pittore, gli propone di realizzare quello che nessuno osava realizzare, cioè la decorazione della volta dello scalone d'onore che porta a quella sala che abbiamo visto. Per dirvi com'è complessa la questione, qui vedete un disegno di Neumann, è il primo progetto, questo è il corpo centrale del palazzo, questo è l'atrio, questa è la sala di cui che precede quella dipinta da Tiepolo. Questa parte dell'edificio è occupato solo dallo scalone, che è enorme. Quello che Neumann aveva previsto era una decorazione puramente a stucco, perché era talmente grande la volta, sono 650 metri quadrati, era la più grande volta allora mai costruita e da dipingere mai realizzata, che era prevista una decorazione a stucco che rientrava fra l'altro proprio nel gusto della corte dei von Schönbrunn, come appunto lo zio famoso Lothar a Pommersfeld aveva fatto. Infatti Antonio Bossi, nell'anticamera della grande sala di Tiepolo, aveva realizzato un anno prima dell'arrivo di Tiepolo questa Weisersaal, cioè questa sala bianca, che è praticamente l'anticamera dove si arriva dopo aver fatto lo scalone prima di entrare nella sala da pranzo, cioè della sala tiepolesca. Questo era il gusto tedesco di quel momento lì, cioè un ramage ricchissimo, bianco su bianco, di stucchi che imitavano appunto la natura o il fiorire, diciamo, di una specie di giardino fittizio, di giardino artificiale, dove non c'era nessun intendimento di carattere figurativo o narrativo. Quando arriva Tiepolo scompiglia tutti i giochi, perché le sue invenzioni sono così eccezionalmente coinvolgenti che a quel punto, figuratevi se il committente della sala non vuole mettere alla prova il nostro pittore anche in quello. Il problema di quella scala è in piccolo già presente qui. Questa è la scala della Reggia di Pommersfelden, quella appunto che è l'antefatto di Würzburg. Vedete che anche qui siamo davanti a una struttura che non è una struttura tipicamente italiana. Da noi l'architettura di palazzo o di villa prevede diversi espedienti per risolvere il problema della scala che raccorda il piano terra col piano nobile. Nell'area austro-tedesca invece viene messa in campo proprio una struttura apposita, che è veramente un edificio a sé, che è appunto il Treppenhaus,
che di solito ha uno sviluppo appunto tutto anche di 3 o 4 piani, come vedete qui, con un movimento di scale estremamente complesso e articolato. E qui vedete che Balthasar Neumann ha previsto finestre su tutti e 3 i piani, con 2 rampe che salgono a ferro di cavallo, un ballatoio e un secondo ballatoio. Naturalmente la soluzione poi finale di questi scaloni all'imperiale è la reggia di Caserta di Vanvitelli, ma siamo più in là nel tempo, ma si arriverà lì. Questa è la planimetria dello scalone di Würzburg. Ve la faccio vedere solo per far mostrarvi che cosa, che sui lati dello scalone, perché questa è la cosa che guarda Tiepolo prima di progettare l'affresco, c'è un lato che ha 5 finestre, uno solo ne ha 5, a nord, un altro ne ha 3 a est, 3 a ovest, tutte più vicine, e questo, siccome qui c'è la sala bianca, non ci sono finestre. Quindi questo gigantesco spazio è illuminato in modo diverso sui lati e che quindi ha luci diverse all'interno. Vabbè, questo è il salone del Podestfeld, questo è l'ingresso, quello che voi vedete come visitatori quando arrivate lì. Quindi immaginate di essere arrivati in carrozza dalla piazza principale, entrate nell'atrio. Neumann prevede un atrio molto ribassato, questo perché? Perché la sala sopra, quella bianca, diventa più alta. Non solo, ma essendo un luogo di passaggio non gli serviva avere una struttura, una copertura troppo alta, e questo effetto di abbassamento dello spazio per lo spettatore enfatizza e fa crescere sempre di più l'aspettativa della visione di quello che si vede mano a mano si sale lungo la scala. E infatti vedete che per accedere allo spazio dello scalone non abbiamo le doppie rampe, ma ne abbiamo una sola centrale. Una doppia rampa che prevede dei gradini alti 10 cm, quindi sono molto bassi rispetto ai gradini normali di una scala, e profondi 40. Questo vuol dire che il gradino fatto così ti obbliga a una salita lenta. E vedete che la scala si interrompe in questo punto, si interrompe in questo punto, si interrompe in quel punto fino in cima. Noi abbiamo 4 step da fare. E Tiepolo valuta questa cosa qui, cioè valuta che ciò che dipingerà non sarà visibile mai, mai da nessuna parte tutto insieme. Sarà sempre visto parzialmente, più in maniera più o meno larga, e a mano noi saliamo, vediamo cose diverse. Passiamo da uno spazio schiacciato a uno spazio che si sviluppa in altezza, da uno spazio buio a uno spazio luminoso. Vabbè, questo era Palazzo Dugnani. Questo è un grafico fatto appunto da Baxandall e dalla Alpers, che hanno studiato il modo di incidenza della luce nello spazio della volta. Prima cosa, vi faccio notare che la volta che Neumann ha modellato è una volta molto bassa, cioè un'ellisse molto ribassata. Questo significa che l'incidenza della luce fa in modo di distribuire la luce medesima in maniera molto più morbida e non con non dei contrasti di luce e ombra troppo forti. Quello che Tiepolo deve studiare è come la luce va a incidere nelle varie parti, perché lì dovrà trovare delle soluzioni. Questo è il modelletto che lui presenta al suo committente, proponendogli quello che era un argomento che gli era stato chiesto, non è che lo inventa Tiepolo, gli è stato chiesto di farlo, perché questo era tradizionalmente il tema presente negli scaloni o nelle sale di ricevimento dell'area appunto austro-tedesca, cioè il trionfo dell'Olimpo in mezzo e ai lati le 4 parti della Terra, cioè i 4 continenti conosciuti. Vi ricordo che l'Australia non si sa neanche che esiste, perché la scoprono negli anni 70 del 700, quindi Tiepolo non sa nemmeno che c'è. Per lui i continenti sono 4, il più recente ovviamente l'America, l'Asia, l'Africa e l'Europa. Allora, la cosa interessante è che in questa teletta, che è già molto rifinita, vedete, Tiepolo già prevede negli angoli delle figure che legano gli angoli, che saranno realizzate in stucco da Bossi, ma lui li prevedeva dipinti prima inizialmente, poi i bordi in controluce, come abbiamo già visto, il centro
luminosissimo, perché la volta è ribassata, se l'avesse fatta più scura avrebbe schiacciato tutto. Vi mostro il lato che si vede salendo, cioè l'America. Rispetto al bozzetto, questa è una fotografia della volta nel suo insieme, ma non si capisce niente vista così. Questa è l'America. Voi salendo al primo step, la prima cosa che vedete è la personificazione del continente americano, dove naturalmente Tiepolo fa tesoro di che cosa? Lui non c'è mai stato in America naturalmente, fa tesoro delle conoscenze, soprattutto dei diari dei viaggiatori, e quindi mette insieme anche cose, come dire, non corrette, per cui la figura dell'America ha il copricapo con le piume come l'America centrale, poi però sta sopra un coccodrillo mostruoso, ci sono le teste, vedete qui, delle persone che vengono mangiate dai cannibali, cioè diventa, diciamo, un'allegoria di questo continente secondo le leggende raccontate. C'è un dettaglio però qui nell'angolo, non so se lo vedete, torno indietro un attimo, che è questa figura qui, che è un disegnatore con abiti europei che in mano una cartella da disegno che scivola, sembra scivolare dal cornicione. Questi sono quegli elementi che Tiepolo inserisce in modo anche ironico, giocoso, proprio per movimentare la scena, per suggerire ancora una volta che quel limite che noi percepiamo come limite pittorico-architettonico in realtà non c'è, ma è un continuo passare da un primo piano a un piano sfalsato, a un piano secondo. Quando noi abbiamo salito il primo step dove vediamo una parte del cielo e l'America e siamo nel primo pianerottolo, abbiamo di fronte un muro, non vediamo più niente, se alziamo la testa vediamo parte della volta, ma se ci giriamo vediamo questa cosa qui, inaspettata. Cioè nella prima parte della scala voi non vedete questa cosa, ma nel girarvi avete l'esplodere, il gonfiarsi di questo gigantesco spazio, le due grandi rampe che salgono verso l'ingresso della corte e avete una visione della seconda parte del soffitto. Questo lato ha come tema l'Europa, che è quello che vedete appunto in questa immagine. Ritorno all'America perché? Perché vedete che l'allegoria dell'America fa un movimento, stende un braccio verso sinistra. Cosa indica? Indica il continente africano. Ritorno al bozzetto di prima, ve l'ho girato. Questo è il tema dell'Africa, col cammello. Anche lì c'è una contraddizione, perché l'Africa era sempre rappresentata con l'elefante, mentre invece il cammello è nell'Asia. Invece Tiepolo inverte i due animali, per ragioni ancora del tutto sconosciute. Questo, vedete, è un insieme della volta della parte africana. Anche qui nei dettagli, l'intelligenza del pittore cos'è? È di mettere insieme dei dati visivi che immediatamente facciano capire allo spettatore di che cosa si sta parlando. I costumi orientali, che lui aveva già usato molte volte nelle sue composizioni, gli animali esotici, lo struzzo per esempio. E dove ci sono delle scene che hanno dei valori anche di allegorici, di celebrazione di eventi o di storie legate a questi continenti, c'è sempre una combinazione di un fatto comico. Là il disegnatore europeo che scivola e cade con la sua cartella da disegno, qui una scimmia dispettosa che cerca di tirare la coda di uno struzzo. Questo mettere insieme la commedia, lo scherzo, il ghiribizzo ironico con invece la seriosità del racconto allegorico della rappresentazione dei continenti è un altro meccanismo chiaramente desunto dall'esperienza teatrale che serve a tenere desta l'attenzione dello spettatore e a incuriosirlo, ma soprattutto a creare un racconto, una narrazione che ha un continuo, non ha mai un punto fisso, un unico punto di vista, ma è lo spettatore che si costruisce il proprio racconto andando con l'occhio a seguire le varie scene che si dipanano. Questo ovviamente è l'Africa personificata, con questa figura femminile con la pelle scura, esaltato ovviamente dal biancore del mantello, e anche tutti gli scorci che vengono scelti dal pittore servono a creare appunto questa idea di un affacciarsi dei personaggi sul bordo della volta. E poi di fronte, sul lato lungo, c'è l'Asia, che ha come tipologia di rappresentazione, come vedete, questa figura
sull'elefante. L'Asia, questo è l'angolo tra l'America, come vedete, e l'Asia, è l'angolo che noi vediamo quando siamo arrivati a metà della scala. Perché ve lo sottolineo? Perché in questo punto, qui, c'è la firma di Tiepolo. Lui data, firma e data l'opera 1753, nel momento in cui sta concludendola. E lo fa proprio vicino a una grande lapide, che sembra una pietra in rilievo, ovviamente dipinta, con un'iscrizione che evoca l'aramaico piuttosto che il copto, un'iscrizione che non ha senso ma sembra evocare l'antichità, sotto una piramide che è appunto una rappresentazione allegorica del potere reale e dell'antichità e dell'arcaicità. E quindi l'Asia appunto come il luogo più antico che lui intende rappresentare. C'è un dettaglio che volevo mostrarvi, non solo fra l'altro del moto rotatorio delle figure, ma è questo. Vedete che sul bordo, questo bordo è in rilievo, questo ovviamente è dipinto, sul bordo lui colloca l'ala scimmia lo struzzo, o quello che scivola, o lo gnomo, il nano col bastone. Qui mette un pappagallo che sta beccando qualcosa di fittizio, di artificiale. C'è un pappagallo vero che prende per vera la foglia di un encarpo, di un festone, che in realtà è stucco, e che quindi non distingue tra ciò che è vero e ciò che è artificiale. Anche questo è un gioco simbolico che è tipico della mentalità, naturalmente, settecentesca, di questo continuo incrocio tra artificiosità della pittura e la naturalezza della natura naturas. Questo pappagallo, visto nel dettaglio, con questa foto a luce radente durante il restauro di una quindicina di anni fa, vi mostra le tecniche esecutive che Tiepolo ha seguito, cioè ovviamente l'incisione del cartone sull'intonaco. Per cui la velocità di esecuzione, tenete conto che questi 650 metri quadri li ha dipinti lui, sostanzialmente, aiutato da Gian Domenico parzialmente, pochissimo, in realtà Lorenzo preparava con i suoi assistenti i colori e i cartoni da disegnare, ma poi l'ha fatto Tiepolo e l'ha fatto in un anno, neanche in un anno, anzi direi 9 mesi sostanzialmente. La velocità di esecuzione non era solo una sua straordinaria abilità pittorica, ma era anche determinata dalla tecnica esecutiva che aveva messo in campo. Vabbè, questo è Palazzo Clerici, ci lasciamo perdere. Quando noi abbiamo fatto le due rampe di scale e siamo quindi arrivati al piano nobile, abbiamo tutto il ballatoio dove stava la corte ad assistere l'arrivo degli ospiti importanti del principe vescovo, e dal ballatoio noi possiamo leggere le singole parti dei continenti e le singole parti della volta, ma mai tutte insieme. Dalle finestre che vi ho mostrato, questo è il lato ovest, questo è il lato est, quello dove sta il fotografo è il lato nord, vi dice che la luce più ricca viene dal lato nord, che è una luce fredda, ed è per questo che i colori che mette in campo Tiepolo nella parte dei bordi sono colori squillanti, mentre la volta centrale ha colori più tenui, perché la luce che entra dal lato ovest al tramonto gli scalda. Quindi lui ha calcolato e ha scelto i colori a secondo dell'incidenza diversa della luce nelle stagioni dell'anno. Questo è di nuovo il bozzetto iniziale, il lato dell'Europa. Vi pregherei di osservare come l'aveva pensato, come lo proponeva e come invece lo realizza. L'aveva pensato in realtà con l'Europa personificata ovviamente col toro, cioè Giove che rapisce Europa, e con una serie di personaggi legati alle arti. Quello che realizza invece realmente è qualcosa di molto più complicato e complesso e articolato. Ed ha un senso profondo, tenete conto che è l'ultimo lato che noi vediamo, è il lato finale, è quello che noi lasciamo dopo aver lasciato, vediamo per ultimo dopo aver lasciato lo scalone. Quindi diciamo che i messaggi simbolici più forti sono lì, oltre al trionfo ovviamente degli dei in Olimpo. Vedete che nella parte alta qua c'è una esaltazione attraverso la fama,
la figura alata con la tromba e la fama, e c'è un ritratto. Poi qui ci sono una serie di personaggi che adesso vi mostro. Europa è questa figura qui, azzurra, in un angolo, messa quasi in secondo piano. Perché? Perché vicino a lei, questa Europa, vicino a lei chi c'è in primo piano? L'allegoria della pittura. Quindi l'Europa è il ponte, cioè il punto finale di arrivo di un lungo viaggio che ha attraversato i continenti, cioè lo spazio e il tempo. L'Europa è il perno della civiltà e le arti sono quelle europee. Siamo nel Settecento naturalmente, quindi la visione è eurocentrica inevitabilmente. In primo piano c'è la pittura che si esercita nel dipingere il mondo. La pittura è lo strumento della conoscenza del mondo e della rappresentazione del mondo. In alto la fama, la gloria, portano in cielo che cosa? Accompagnato da un manto regale, vedete, di ermellino, portano in alto il ritratto di quel principe vescovo che era lo zio di quel committente Philip che aveva chiamato Tiepolo, che era quel signore che nel 1712 aveva avviato i lavori della reggia di Würzburg, cioè era quello che aveva creato la corte, aveva creato il palazzo del principe vescovo, che viene portato in effigie in Olimpo, non la sua persona, la sua immagine, perché la sua immagine è l'immagine della dinastia di questi principi vescovi che vengono esaltati appunto in questo mitico trionfo. Chi è questo signore che, e torno indietro un momento perché vi rendiate conto di dov'è, sta qui, non era previsto prima, è come se l'avesse dipinto all'ultimo minuto, è in primo piano appoggiato alla balaustra. Questo signore è l'architetto, è Baldassar Neumann, che è morto nel 1753, pochi mesi prima che Tiepolo finisse di dipingere il soffitto dello scalone. Quasi come questo fosse una specie di omaggio al personaggio, anche all'amico che l'aveva sostenuto nei suoi anni a Würzburg. E Neumann viene rappresentato in questa posa tipica dei monumenti funerari di cultura settecentesca, con la figura, diciamo, del defunto che in una posa rilassata non è sdraiato sul sarcofago ma guarda naturalmente verso lo spettatore, è vestito come un militare, si appoggia su un cannone, e questo vi spiega perché, perché questo è un ritratto ufficiale dell'architetto che appunto ha un cannone e ha in mano il progetto per una fortezza, lui era un architetto militare soprattutto, ma ciò che indica, vedete che ha anche l'armatura, ma ciò che indica con la mano è la reggia di Würzburg che lui considera il suo capolavoro. E poi c'è una figura, ritorno di nuovo all'immagine generale, che è questa, quindi la pittura, l'architettura, la musica, questa che è la scultura, e poi vedremo questo angolo e poi concludo. Cosa succede in quella parte sopra l'architetto Neumann? Esistono una serie di disegni, di studi di questo personaggio col mantello, soprattutto questo. Ed è questo personaggio qui. Chi è questo signore? Questo signore è Antonio Bossi, era il capo cantiere, lo scultore stuccatore, che aveva consigliato appunto al principe vescovo di chiamare questo pittore veneziano. E infatti vedete che ai suoi piedi ci sono gli strumenti della scultura e la scultura antica. Lui indica però la musica come simbolo di armonia. Guarda verso di noi, è uno dei pochi personaggi che nello scalone guarda verso di noi, guarda verso lo spettatore. Ma sta facendo qualcosa. Vedete che ha un mantello e ha un cappello da viaggio. Se ne sta andando, perché tutto è finito, il cantiere è finito. La grande reggia è finita e Antonio Bossi sta partendo, sta abbandonando appunto Würzburg. E con lui chi c'è? Ecco che nell'angolo dove c'è la pittura compaiono tre ritratti. Questo è il servitore e questi due sono i Tiepolo. Tiepolo si era già ritratto una volta nella galleria di Palazzo Clerici, ma erano quasi 20 anni prima, ed è questo signore qui.
in mezzo agli dei dell'Olimpo. Ma qui, nella reggia di Würzburg, vedete che Tiepolo, questo è il suo servitore, questo è Giambattista, questo è Gian Domenico, questo probabilmente è il giovane Lorenzo che sta chiudendo l'ultimo pacco perché stanno partendo per Venezia. Si vede alle loro spalle una finestra, ed è una finestra della reggia di Würzburg che guarda in quel piccolo cortile che vi ho mostrato nella foto aerea all'inizio, che è il cortile dove non entra mai la luce, tranne che alla fine dell'inverno, al tramonto, i raggi del sole riescono a entrare in quel piccolo pertugio di cortile dove le falde dei tetti a pagoda riflettono una luce ambrata dentro la volta dello scalone. Ed era la finestra dove viveva Tiepolo quando stava lì. Quindi lui illustra la sua casa tedesca, che ormai ha lasciato, e qui si autoritrae col figlio Gian Domenico. Ora, la cosa straordinaria di questi due ritratti è il realismo dell'immagine. Ed è proprio questa capacità di Tiepolo di mettere insieme la più strepitosa fantasia, la più folle invenzione fantastica, le più speciose allegorie con una forza sua, solo propria, di legame con la realtà che incide fortemente nella sua pittura in un equilibrio, che è un equilibrio che di un mondo che sta alla fine. Come vi dicevo, quest'opera chiude la grande stagione sostanzialmente del Rococò internazionale. Certo che si continua a fare, ma già negli anni 60 del Settecento questo tipo di gusto è finito. E ripeto, è vero, lui torna a Venezia, lavora ancora, ma ormai è ai margini, diciamo, della produzione pittorica, e per poter portare avanti la bottega già da vecchio, allora i superati 60 anni si era già vecchi, gli tocca partire col figlio Lorenzo. Gian Domenico, ormai adulto, autonomo, mantiene la bottega a Venezia, parte con Lorenzo per Madrid, perché l'unica committenza che gli resta è quella degli spagnoli, che ancora credono a queste fantasie e a queste allegorie che appunto portano i cieli nelle stanze. Ma pensate che subito dopo la rivoluzione francese, l'arrivo di Napoleone, cambierà tutto il sistema, non solo politico, ma di sensibilità, di cultura dell'Europa. Ed è anche affascinante pensare che uno dei giovani assistenti di Tiepolo a Madrid è il giovane Goya, e quindi il passaggio di testimone è abbastanza affascinante. Grazie. Spero di non avervi trattenuto troppo.